Conferenza stampa di Fratelli d'Italia. Il tema all'ordine del giorno è sempre lo stesso, un argomento scottante: l'impianto anaerobico Maglia Rigenera e le novità che ne conseguono. La prima importante novità è questa, che la ditta istante, la proprietà del progetto e dell'impianto, del vecchio impianto aerobico della Bioecoagrim, confluito in Maglia Rigenera, in data 24 ottobre, ha presentato quello che è stato qualificato come il progetto definitivo, scaricando una mole enorme di documenti sul portale della provincia. E quindi ci vorrà un po' di tempo per esaminarli tutti quanti. Oggi siamo qui per trarne le prime impressioni, e le prime impressioni non sono affatto favorevoli per le sorti della città di Lucera, direi innanzitutto, perché questo impianto, ovviamente, date le dimensioni, data l'importanza e data l'incidenza sull'ambiente, avrà le sue ripercussioni sul futuro della città. Cosa c'è da dire? Innanzitutto, per come è stato impostato il progetto definitivo, vi è da dire questo, che non segue affatto quello che era stato l'iter prefigurato dall'amministrazione comunale di Lucera, la quale, in persona del sindaco, in persona dell'assessore alle attività produttive e all'urbanistica, ingegner Giovanni Di Croce, aveva reso un parere negativo. Ecco, di questo parere la Maglia Rigenera non tiene affatto conto, e fin qui potrebbe anche starci, visto che il parere non è vincolante. Il problema è che si rifà a un precedente parere reso dall'amministrazione comunale di Lucera in occasione della conferenza di servizi del 3 agosto, laddove, più che opporsi, invece di opporsi al progetto, si limitava a esprimere un ni. In che senso? Imponendo delle, o chiedendo, suggerendo delle prescrizioni, quali che le lavorazioni della materia in ingresso avvenissero totalmente al chiuso, che l'impianto anaerobico non potesse avere una portata superiore a quella già autorizzata dalla provincia di Foggia, di circa 170.000 tonnellate, vale a dire. Non stiamo parlando di noccioline, certo. È che i fanghi in ingresso, fanghi della depurazione provenienti dagli impianti depuratori, dovessero confluire, anziché nell'impianto aerobico, direttamente nel digestore anaerobico.